128 cavalli a 14.000 giri, una coppia migliorata soprattutto ai regimi intermedi, ma soprattutto 10 kg in meno. Così la Kawasaki rinnova la ZX6R cercando di stare a pari passo con la concorrenza. Oggi la proviamo per voi. Milano, Salone EICMA, novembre 2008. Noi le avevamo viste bene. No, non le gambe di Irene, stupende peraltro, ma le linee della nuova Kawasaki ZX6R, simili a quelle della ZX10R, per creare quel family feeling che funziona e come quando si tratta di unificare il look delle super sportive. Frontale ristretto e presa airbox enorme, quella che permette al motore, quando la pressione è massima, di raggiungere a 14.000 giri ben 134 cavalli, dati ovviamente dichiarati dalla casa. Anche i fianchi si stringono di più e per tagliare al meglio l'aria bisognerà stare sempre più rannicchiati a bordo, ma si sa, è fondamentale ridurre i pesi se si vuole raggiungere in pista il massimo risultato. La ZX6R non è migliorata soltanto dal punto di vista del peso, cioè più leggera. È stato irrigidito il telaio soprattutto nella zona del canotto di sterzo, è stato ridotto l'avancorso da 25 gradi a 24 gradi ed è stata montata una nuova forcella anteriore della Showa denominata BPF. Infatti subito le sensazioni di guida sono state migliorate, che era un po' il problema della versione precedente. Lo scarico è ritornato di nuovo nella zona bassa, il motore è stato arretrato all'indietro per migliorare il baricentro. Tutto questo serve per far sposare benissimo il nuovo motore, molto più potente, anche se sono 4 cavalli ma sono spalmati molto meglio, a una ciclistica perfetta. Un tracciato stretto è l'ideale per verificare i risultati ottenuti sul 4 cilindri della Ninja in fatto di erogazione della potenza ai bassi e ai medi regimi. Il vero neo di tutte le super sportive da 600 cm3. Ora la risposta è immediata e non si dovrà più attendere che il contagiri arrivi almeno a 9.000 per sentire cosa c'è sotto la carena. Questa che vedete è una moto in configurazione stock, è la moto con la quale Gianluigi Busiello, che è qui al mio fianco, correrà quest'anno in CIV nella categoria 600 stock. Ciao Gianluigi. Ciao a tutti. Questa moto ci è stata messa a disposizione dallo store Kawasaki Napoli Comoto, è una moto con la quale ti allenerai. Sì, questo ringrazio prima di tutto Comoto che mi ha dato la possibilità di farmi allenare e mi ha messo a disposizione questa ZX6R per gli allenamenti in vista del CIV. Bene, Gianluigi, tu già l'hai provata, sei stato praticamente a fare vari test, ci vuoi raccontare un po' le tue sensazioni? Sì, sono stato in Spagna, a Cartagena, dove mi sono trovato a meraviglia con la squadra nuova e il team Puccetti, che è una squadra di ottimo livello. Soprattutto la moto la vedo molto competitiva, maneggevole, poco pesante rispetto a quella vecchia. Poi vedremo all'inizio del campionato. A proposito di campionato, quest'anno naturalmente sembra che l'asticella si sposti sempre più verso l'alto con piloti molto molto forti. La tua stagione 2009, quali sono le tue aspettative? Allora, la stagione 2009 prevede il CIV e noi puntiamo a vincerlo. A vincerlo, esatto, questa è la cosa che mi piace. Prima di tutto. Esatto. E poi, se me lo meriterò, il team mi ha promesso 3 wildcard dell'Europeo. Stop, dipende. Con questa moto stiamo vedendo che nella Super Sport sta andando fortissimo, quindi io mi aspetto da te che tu vada altrettanto forte. No, ma la moto, l'ho detto, la moto mi è piaciuta tantissimo e vedo che anche con la forcella nuova Showa all'anteriore è abbastanza buono, quindi mi piace molto, sì. Perfetto Gianluigi, in bocca al lupo. Baby. Baby now,